abitazioni che abbiamo evacuato sono 10, per un totale di 27 cittadini che stanotte non hanno dormito a casa. È chiaro che siamo in un contesto anche di centro storico in cui molte case non sono abitate, per cui questa giornata la dedicheremo a controllare casa per casa lungo la linea sulla quale abbiamo individuato questo movimento franoso per capire che danni ci sono stati in ognuna di queste case. La frana è una metafora di quello che sta succedendo nei nostri luoghi. Si cerca di fare tanto per evitare lo spopolamento ed è come se si fanno delle opere su una frana che non sono, poi non vanno a buon fine perché scivolano giù. Quindi veramente è un paradigma di quello che sta succedendo in questi borghi. Non ci aiuta ovviamente questa situazione perché si aggiunge anche a l'emergenza dell'edilizia abitativa privata e pubblica abbandonata. Ci sono grossi danni in tutte le stanze, come vede qua nelle mura, più la paura, ovunque, in tutta la casa. Mia madre ieri ha sentito dei rumori e poi tutti i mattoni lineati, nel bagno, ovunque. Di cosa magari si ferma? Hanno fatto sgomberare a tutti in tutta la via, perché ci sono anche danni sulla strada e poi per il rischio. E anche prima è stata polizia e ora qui, purtroppo, la casa è il rifugio di ognuno di noi, fatta con tutti i sacrifici. Vedere tutti questi danni e comunque la paura di andarsene, sgomberare dal momento all'altro, è terribile. Io sentivo tipo che cadevano pietre, ma io guardavo, dico ma dov'è? Tipo dietro tipo le mura che cadevano pietre. Ci vuole forza, dai. Nel mentre poi erano le 4, insomma qualche cosa, ed ho visto tanta gente fuori, mi sono affacciata, dice la frana, dice c'è stata, che è partita, dice, da là sopra dal museo. Da qua a qua, così. Non è male, dopo tanti sacrifici, non la vorrei lasciare. Intanto, come non lo so, con questa situazione, se conviene stare a casa o andarsene. Sì, è stata consegnata una ordinanza di sgombero preventiva, visto la situazione, perché non sanno realmente quello che può succedere. Anche se a casa nostra, dico, fino ad ora dico, non ci sono nessuna lesione, però in modo preventivo ci hanno detto di sgomberare la casa. Sta sicuramente con la paura, dico, non è una cosa bella, dico, oggi domani ti dicono guarda devi uscire dalla casa tua, dico, dove hai fatto dei progetti, dove hai fatto tutto, sicuramente non è bello. Speriamo bene, speriamo che ci protegga qualcuno.
questo sopralluogo, ho visto.